oggi ufficialmente consegneremo questa pergamena che non è altro che l'inno di Gravina, l'inno di Gravina che è stato ideato, inventato, creato dalla poetessa Carmen Privitera. Sono due progetti in particolare. Il primo si chiama Progetto Padre, che appunto andremo a spiegare in questo pomeriggio qui a Gravina, all'auditorium di Gravina, che è legato all'altro progetto che si chiama Santa Catuzza Vela. E quindi questi due progetti che sono stati presentati qualche settimana fa alla provincia, alla regione di Catania, dove l'assessore Pagano, e lo ringrazio della sua presenza anche qui, era presente in occasione della presentazione ufficiale alla stampa, ma a tutti quanti, ai cittadini, perché saranno coinvolti 58 comuni della provincia di Catania. Abbiamo iniziato questo tour ed è bello oggi trovarsi qui a Gravina, perché tocca proprio a Gravina questo, per la consegna di questa pergamena che è già qui sul tavolo, una pergamena che poi sarà esposta nell'aula consiliare dal sindaco, quindi è un impegno veramente straordinario. È il piacere e l'onore di condividere con voi questo momento importante per Gravina. Riprendendo i temi dell'Unità d'Italia, abbiamo appena finito di festeggiare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e il prolungarsi di queste manifestazioni che riportano sempre a quell'idea, l'idea della nostra patria una, indivisibile, che ci deve accogliere secondo i principi con la quale sono nati, con la quale è nata, per cui tanti giovani, perché l'Unità d'Italia l'hanno fatta i giovani, i martiri della nostra libertà non avevano più di 21-22 anni e quindi il loro sacrificio io penso che debba essere ora e sempre ricordato per quello che ci hanno dato. E su questi valori noi vogliamo e dobbiamo continuare in nome della nostra Italia e non avere mai timori che questo concetto, che la nostra patria non possa essere onorata con l'azione di ognuno di noi, di tanti uomini, di tante donne che nel silenzio delle attività quotidiane, nel silenzio dell'adempimento del proprio dovere, continuano a far prospera e ricca la nostra nazione. Anche in tempi di crisi, ma siamo sicuri che il patrimonio morale, il patrimonio ideale, il patrimonio culturale non potrà mai subire impoverimenti. E allora io voglio qui ringraziare il presidente della provincia, l'onorevole Castiglione, che ha avuto il coraggio di istituire questo progetto, e voglio ringraziare l'assessore Giuseppe Pagano che di questo progetto si è fatto il capillare di trasmissione, cioè a livello veramente capillare attraverso tutti i comuni della nostra provincia, perché ricordare questi momenti, ricordare questi fatti che ci portano a riflettere sull'unità della nostra società. E quindi io vi auguro il benvenuto, ma permettetemi prima di ringraziare i graditi ospiti, il signor colonnello Privitera, il comandante del 62° Mammut, il colonnello Garaffo, il comandante del centro documentale, il luogotenente Zammataro, il comandante della stazione dei carabinieri del Gravina, il signor capitano Terenzi è impegnato in altra manifestazione, c'è sua eccellenza in visita alla tenenza di Mascalucia, allora non poteva che essere lì presente, il tenente Guarnaccia, in rappresentanza del corpo dei vigili urbani, e quindi ringraziamo il capitano Nicosia. Ringraziamo i dirigenti scolastici, la professoressa Blancato, il professore Zecchia, di avere aderito a questo nostro
a questo nostro invito. Ringrazio l'Associazione Combattenti, della persona del signor Guardo, caro amico nostro gravinese. Buonasera. Ringrazio gli amici della mia amministrazione, sono stati nominati il vice sindaco Nicosia, l'assessore Fighiera, l'assessore Scarnella, il consigliere Rapisarda e il consigliere Marcantonio. Altri consiglieri non sono venuti perché stasera c'è un importante consiglio, quindi stanno per prepararsi a questo evento. E voglio ringraziare l'Associazione Gravina Arte e il suo presidente, la professoressa Messina, perché voi dovete sapere che questa associazione ha un decreto da parte del Presidente della Repubblica ed è riconosciuta come associazione per le tradizioni popolari. Quindi ringrazio la professoressa Messina e tutte le sue collaboratrici e tutte le famiglie. Questo noi a Gravina abbiamo e abbiamo l'orgoglio di presentarlo. E quindi un applauso a questi bravi giovani. E adesso il ringraziamento più grande a Carmen Previtera, che ha pensato a Gravina in un modo particolare. E quindi adesso le daremo insieme la possibilità di esprimere la sua creatura. Grazie a tutti e benvenuti ancora. Grazie per l'invito e grazie per la possibilità che date alla provincia di poter anche dire, diciamo, quello che ha fatto e quello che continua a fare. Ma io voglio fare un ringraziamento e un saluto innanzitutto a nome del presidente Giuseppe Castiglione, ma volevo anche ringraziare pubblicamente chi ci ha dato la possibilità stasera di poter essere tutti qua in questo bel comune dove il sindaco ci ospita, ma tutto, diciamo, nasce da un progetto, da una mente che ha tanta genialità che risponde al nome dell'amica Carmen Previtera. Non saremmo stati qua stasera, caro sindaco, nessuno di noi qua, se Carmen non avesse avuto l'intuizione di questo e di altri progetti che noi come provincia abbiamo voluto sponsorizzare e abbiamo riconosciuto in questi due progetti una grandissima influenza. Carmen è una che non si ferma mai, è una, diciamo, che non appena completa una cosa già ne pensa tante altre e già mi parlava di altri progetti che ha in cantiere e devo dire che è bravissima perché tutti i progetti che lei porta agli enti sono progetti a costo zero, quindi questa già è una cosa veramente che la rende molto simpatica a tutti. Ma al di là della battuta, devo dire che è un progetto che ha una grande valenza sociale, soprattutto per far capire a tutti i giovani perché esiste una nazione, cos'è una nazione, cos'è una patria. In un momento in cui i valori vanno a scemare, c'è chi vuole ricordare attraverso un progetto quello che deve essere l'attaccamento ai valori veri, i valori della patria, i valori della bandiera, i valori del servizio, il valore dell'amicizia, il valore di stare insieme, il valore di riconoscersi in una società dove ognuno pensa non solo a se stesso ma anche agli altri. Quindi grazie Carmen per questa bella, diciamo, iniziativa che tu hai avuto. Ma io volevo fare un ringraziamento a tutti i presenti, tutti coloro i quali sono giornalmente impegnati, i rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'esercito, per quello che fanno, diciamo, oltre i nostri confini e non solo, diciamo, oltre i nostri confini, ma anche dentro i nostri confini, con tanto senso di sacrificio. E quindi ricordiamoci anche di quelle persone che oggi sono nell'adempimento del proprio servizio per servire una patria. La patria con la P maiuscola, quindi un attaccamento dobbiamo averlo al senso del dovere di queste persone, all'adempimento di queste e dobbiamo a quello che fanno giornalmente per questa nostra società. Grazie comandante, grazie a tutti coloro i quali giornalmente vi adoperate perché in questa nostra società ci sia, diciamo, tanta serenità. Grazie a tutti e complimenti Carmen
in questo momento solenne, sicuramente la solennità del momento è tale che ora tu ci dirai magari come dobbiamo proseguire. Tanti auguri a te. Bene, grazie. Dato, grazie al signor sindaco, anche alla dottoressa Privitera, per aver dato l'occasione al reggimento e all'esercito di essere presenti in un progetto che chiaramente ci sente vicino. La parola chiaramente lo dice tutto. Io prima di venire, proprio un attimo prima, tra una telefonata e l'altra, ho scritto qualche riflessione che volevo anche condividere un po' con voi, pensando anche di avere un pubblico un po' più giovane. Per parlare brevemente anche di patria, no? Un concetto grande, si è scritto tanto, anche per chi ha studiato diritto trova, ecco, nell'articolo 52, ecco, quella, ecco, è un sacro, è decisamente è scritto che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino, ma la patria, ecco, non ha, a mio avviso, solo carattere, ecco, geografico. Patria è terra dei padri, no? Quindi, ma vorrei trovare un più ampio concetto. Cerchiamo un attimo in questa piccola riflessione, perché purtroppo oggi penso che con questa globalizzazione, con questo movimento di massa, con queste multinazionali, un po' si è perso, no? Quello che effettivamente è il concetto di patria, un po' anche usato un po' impropriamente, quasi a contrapporsi ad altre patrie, no? Io italiano contrapposto magari quella che è la patria, il patriottismo di un'altra nazione. Ecco, questo è un po' che deve essere allontanato, ecco, questo concetto. Bisogna ritornare davvero veramente a quello che effettivamente dovrebbe essere per noi la patria, cioè quel bene supremo che tutta la collettività, in cui tutta la collettività ci dobbiamo ritrovare, a cui può essere chiesto il sacrificio del singolo per bene di tutti. E noi militari ci riconosciamo in un certo momento in questo grande valore, soprattutto in un momento, quello è il giuramento, no? Per noi il giuramento rappresenta forse l'atto più solenne col quale proprio consacriamo tutte le nostre, direi, energie alla difesa della patria. E io cerco di anche ridare un pensiero mio personale. Cos'è per me la patria? Ecco, a prescindere da tutto quello che è scritto, no? Io credo che la patria appartiene a tutti coloro che hanno dato la vita per essa, no? In passato di patrioti ne abbiamo avuti tantissimi, il Risorgimento è pieno, e di coloro che continuano a sacrificarsi, che rinunciano a quei progetti individualistici, ma che pensano soprattutto al bene della collettività, che credono nella solidarietà. E la patria è dei miei commilitoni che continuamente continuano a morire, la patria è di quei due ragazzi che ancora rimangono in India per motivi ormai a noi noti, quindi non vorrei dimenticarli. La patria è di quell'ingegnere che non è rientrato con i propri piedi. E la patria appartiene a tutti quegli onesti lavoratori che ogni giorno penso che lavorano e costruiscono un futuro per i loro figli con dignità e fatica. E io ho giurato a questa patria, di fronte a un tricolore che oggi è rappresentato da questa bellissima Bodella, che con orgoglio io ho la possibilità di ammirare giornalmente nel piazzale della mia caserma. E non vi nascondo che, in maniera anacronistica forse, ma non smetto mai di emozionarmi. Per cui grazie ancora per la possibilità di avermi dato di essere qui, di aver dato la possibilità di essere qui, non solo al reggimento, ma all'esercito tutto, e con l'esercito includo i colleghi dell'arma che per tanto tempo hanno fatto parte dell'esercito italiano. Quindi grazie ancora signor Sindaco, grazie ancora dottoressa Privitera e alle autorità rappresentate qui dalla provincia di Catania.
Parliamo un attimo di quello, prendi il microfono. Allora Carmen, parliamo un attimo di come nasce l'idea di questo progetto. Ovviamente tu è da anni che pensavi a questo progetto e poi è uscito fuori questo progetto. Come, anche perché abbiamo l'assessore, così lo presentiamo subito. Beh, progetto Patria, il fuoco dell'Etna. Tutti e due progetti, progetto Santa Catuzza Bed e progetto Patria, sono legati da un'intensità, da un filtro di emozione, di grande emozione. Santa Catuzza Bed, 20.000 copie donate gratuitamente alla popolazione catanese, io in prima linea. Non eri sola, non eri sola. No, con gli operatori polizia, del dottor Riccardo Mazzai, in prima linea abbiamo distribuito queste copie e posso ben dire che la popolazione catanese collabora alla grande. Il popolo catanese ama la sua cultura e io sono la dimostrazione. Più di 3.000 persone in fila per tre per prendere il mio libro e ho le prove di tutte le email che mi hanno praticamente mandato dei messaggi dove dicono bello, bellissimo, questo libro ci ha dato una grande emozione. Molte persone mi hanno fermato davanti alla cattedrale: perché hai scritto questo libro? Signora, per quale motivo? È perché Santa Catuzza deve fare una razzia, sta Catania, ha bisogno, abbiamo bisogno di essere amati. E mi guardavo e dice grazie. E poi, quindi, comunque possiamo ben dire che sono stati distribuiti queste copie. Mi rimangono i vari comuni, 58 comuni e della provincia regionale di Catania, dove insieme all'inno di Gravina distribuiremo contemporaneamente questi libri. Sant'Antonino, s'appenna uno specchio do Signore, da ogni risplende a razza divina. Sant'Antonino, pare un sito, la sta chiazza, china, aspiranza gli è divina. Usai, che a tutti t'aspettamo, la tua festa ti coronamo, devoti e pazienti, t'offriamo sti sentimenti, devoti e pazienti, ma no centro di sta chiazza sventuranno fazzoletti anche. Aspettiamo la razza, pacci, fighi, sapienti, generosi, stanchi e speranzosi. Grazie.
possibilità di poter realizzare anche a Gravina questo progetto. Ringrazio l'esercito italiano, il Leonardo Privitera, nel comandante Leonardo Privitera, presente ma soprattutto disponibile dal primo giorno, dal primo minuto posso dire che l'ho sentito telefonicamente, quindi mi ha creduto. Ringrazio il colonnello Polizzi che mi ha aiutato proprio ad incontrarmi con il sindaco, quindi è stato presente nell'elaborazione di tutto questo, di questo incontro oggi qui. E tutte le altre autorità, il dottor Contraffatto, il colonnello Cardillo, e perdonatemi se ho un ringraziamento speciale per l'assessore Pagano e vi spiego il perché. L'assessore Pagano è stato sempre presente nel progetto Santa Caduzza Bella e sinceramente devo dirvi, nella sua grande umiltà, non ha voluto che io gli concedessi un'intera pagina per la recensione del libro. Il libro Santa Caduzza Bella è stato dedicato a tre uomini di eccezione, Monsignor Cristina, Don Barbero Scionti e Commendatore Maina, quindi lui ha preferito che io nel libro mettessi loro più, loro li lasciassi risalto. E devo confessarvi che questo progetto Patria fa parte di un nuovo libro, Sicilia Terra d'Amore. Un'intera pagina, e quindi la prima pagina, andrà all'assessore Pagano. E sempre nel rispetto di quello che il presidente Giuseppe Castiglione, che io ringrazio, però devo confessarvi che io oggi sono qui e sono riuscita a realizzare, perché a realizzare lo possiamo ben dire, questo progetto grazie all'assessore Pagano che ha creduto in me. Benissimo. Fatto commuovere, un buono. Allora, a nostra Santuzza non sempre sa riposa, non sempre campa serena, a chiamammo tutta d'unciato, gridammo, ci ammazzammo nelle chiazze come disperati, ma è quasi una meraviglia quando si intemo incia lo cuore come una rotta casapiglia. Quindi questo libro Santa Caduzza Bella, che praticamente sarà distribuito in questa sala, è il primo libro di preghiere su Sant'Agata e verrà tradotto in 10 paesi italiani, tra cui Genova, Avignano ed altre. E sembrerà strano, ma non è stato mai fatto un libro su Sant'Agata di preghiera, perché sui libri di Sant'Agata della storia ce ne sono stati tanti. Progetto Patria, 58 inni dedicati ai 58 comuni della provincia di Catania. Questi 58 inni non è un inno cantato, è un inno scritto. Io volevo soltanto preannunciarvi, se il mio, l'orchestra meravigliosa mi viene incontro e mi accompagna, benissimo, grazie. Sì. Agatuzza è figlia di Catania, però oggi attraversa anche questo percorso e attraversa la strada che è della sua grande spiritualità e quindi tutte quelle che sono i comuni della provincia regionale di Catania, quindi Gravina. Prego. Gravina, come esplosione di energia, si riscopre sinfonia nel pensiero del cuore della sua gente. La voce della sapienza non stupisce la coscienza della terra che anticamente veniva chiamata dei plaghi, perché da sempre la sua cultura e le sue tradizioni danno movimento al pensiero del creato e alle parole del governatorato. Gravina, fulcro del pensiero, sei l'energia che l'anima dei gravinesi rincorre sulle pendici dell'Etna. Come espressione di luce senti la benevolenza della tua terra, come una madre ne accarezzi il ventre fertile e generoso. Anche tu sei figlia del fuoco che ti rigenera la vita, che dà emozioni alle parole dei saggi del tuo paese, che si trasforma al di là del pensiero l'acqua copiosa che sgorga nella fonte del Fasano, limpida e veloce. Bagna i tuoi vigneti, gli ulivi, i carrubi, le querce, i sorbi, i bagolari, desiderosa e genuina, inebria le radici della tua terra, alimentando la natura possente e aiutando i contadini a
vivere la campagna. Chi ti conosce sa come il passato ci è fratello, come la gente si confronta ricordandolo, ma tanti ti chiamano gridando, tanti ti confrontavano lottando nel fluire delle cose e delle emozioni, dove le parole diventano forze d'armonia per coloro che credono nelle favole o nelle storie di vita. Nella piazza del comune la gente del paese ricorda che molto di ciò che le loro mamme chiamavano buono è andato perduto e molto è stato conquistato per la sopravvivenza di chi ha creduto che la modernità dilaga e ti spazia in un tempo senza fine. Ma la tua gente non nasconde il cuore, lo lega come un diamante all'uccichio del tempo, accordandolo come le note di un violino alle leggende di un principe feudatario che ha scritto pagine nel libro che il destino tiene stretto a sé, il profumo della ginestra, del buon fico d'India e dei mandorli in fiore trasportato dal vento, racconta e ricorda il tuo magico paese. Che dirvi, grazie. Io spero che possiate apprezzare, perché quest'inno non fa altro che far esaltare le tradizioni della nostra terra. Mi chiamo Vulcanica, diciamo che io sono figlia e sono figlia dell'Etna, appartengo e mia madre nel fuoco del possente vulcano mi ha trasportato qua a Gravina nel consegnare questo inno che verrà appeso nella sala consiliare a vita. Al paese di Gravina, terra d'amore, che nella temerarietà di dimostrare enorme cultura si esprime con coraggio. Al sindaco Domenico Rapisarda, che dimostra continuamente grande professionalità ed immensa disponibilità. Al comandante colonnello Leonardo Privitera, al comandante Francesco Pulizzi, grazie dal profondo del cuore. Grazie per aver compiuto il vostro dovere, esempi di grande disciplina ed onestà, riempite d'orgoglio la patria italiana. Così facciamo la consegna ufficiale di questa pergamena, che non altro che l'inno di Gravina scritto dalla poetessa Carmen Privitera. E il nostro turno gira i 58 comuni della provincia di Catania e quindi oggi siamo qui a Gravina per questa consegna ufficiale dell'inno di Gravina al sindaco, alla città di Gravina di Catania. Bello l'applauso. Sarà esposta nella sala consiliare, così tutti possono vedere, ammirare e leggere soprattutto le parole che la poetessa Carmen Privitera ha scritto in occasione di Gravina in questo caso, ma lei ha scritto 58 inni per tutti i 58 comuni della provincia di Catania. Bene, con l'applauso del pubblico si chiude questo momento solenne, bello, importante, toccante. Grazie naturalmente all'assessore Pagano, grazie al sindaco, ovviamente lei parla di casa, grazie al colonnello, grazie naturalmente anche alla nostra Valentina che ci ha sfidato con i vestiti di Francesca e ovviamente Carmen Privitera. L'applauso per Carmen Privitera e bocca al lupo.